Doppia premiazione ieri sera al Teatro Antico sul palco del Taormina Film Fest per due talenti dal linguaggio diverso ma popolarissimo. Le targhe e i preziosi realizzati ad hoc sono stati consegnati a Cabi Lame ed Edoardo Leo. Per Cabi Lame, la star dei social che conta centinaia di milioni di follower sui suoi canali, che al festival ha presentato il suo primo corto, I Am Kay Bane, e che ieri mattina ha tenuto una conferenza alla presenza di tantissimi giovani TikTokers, il riconoscimento è stato conferito come celebrazione del suo impatto sociale, della sua abilità nella comunicazione interculturale, della sua creatività e originalità e della sua ispirazione per i giovani e del suo contributo alla cultura contemporanea. Cabi Lame rappresenta un esempio significativo dell'evoluzione dell'intrattenimento nel contesto digitale. Il suo successo testimonia come le piattaforme di social media possano influenzare la cultura ed anche la società, dando voce a nuove forme di espressione e creatività. Cabi è diventato un modello di successo per molti giovani che desiderano realizzarsi nel mondo dell'intrattenimento digitale. Per Edoardo Leo invece il premio Taormina Arte alla regia è stato assegnato per il suo talento e la sua abilità come regista. La sua carriera nel cinema italiano è stata caratterizzata da una serie di lavori di grande impatto e originalità e con la sua regia Edoardo Leo è riuscito a trasmettere emozioni profonde e a coinvolgere il pubblico attraverso storie avvincenti e personaggi ben sviluppati. L'attore e regista arriverà stasera sul blue carpet alle 19:30 insieme all'intero cast dei Peggiori Giorni. Questa mattina al Taormina Film Fest l'arte della creazione del costume cinematografico nel racconto di una delle massime esperte del genere, Deborah Nadulman-Landis, protagonista della masterclass che si è tenuta al Palazzo dei Congressi. Alle 15 alla Casa del Cinema la prima europea del documentario Little Richard, I Am Everything del regista Lisa Cortez, che racconta una leggenda del rock and roll ripercorrendo attraverso numerose testimonianze e filmati di archivio il mondo interiore di Richard e la storia della sua vita attraverso tutte le sue contraddizioni. Il premio Taormina Art alla memoria stasera sarà dedicato a Gina Lollobrigida, a ritirarlo arriverà il nipote Dimitri Skofic.